Good morning Genova. Oggi parliamo di cambiamento e di motivazione al cambiamento. Il cambiamento è, secondo alcuni autori, un processo importante in ogni contesto, ma è fondamentale quando riguarda l'individuo. Ma come funziona questo percorso, questo processo? Da che cosa dobbiamo partire per attuarlo? È indispensabile possedere un buon livello di motivazione quando intendiamo cambiare. La motivazione è definita come la forza che ci spinge verso un determinato obiettivo, quella forza che ci motiva alle azioni. Secondo lo psicologo Edmund Rawls, la motivazione è una spinta endogena che muove l'individuo verso il raggiungimento di obiettivi specifici. Che cosa significa spinta endogena? È uno stato interno, una spinta interna che implica dei processi sia consapevoli che inconsapevoli che spingono la persona all'azione. La motivazione è dunque alla base delle azioni che l'individuo mette in atto nell'ambiente in cui vive. Se noi lavoriamo sulla motivazione intrinseca, cioè interna, si otterranno dei benefici effettivi. Essa avviene ad esempio quando un alunno si impegna in un'attività perché la trova stimolante per sé, gratificante di per sé e perché prova soddisfazione nel sentirsi sempre più competente. Un altro alunno, ad esempio, potrebbe studiare per accontentare qualcuno per evitare una punizione, quindi sarebbe mosso da un processo non endogeno, non una motivazione intrinseca, ma estrinseca, cioè legata a qualcun altro. Per promuovere e consolidare il cambiamento si deve lavorare sia sui pensieri che sulle emozioni che sui comportamenti e, come diremmo in chiave analitico-transazionale, su tre stati dell'io, sullo stato dell'io genitore, adulto e bambino, per poter promuovere e consolidare appunto questo cambiamento, trasformando queste tre istanze da disfunzionali a funzionali, quindi fautori di benessere. Ma parlare di cambiamento significa gestire anche un conflitto interno che l'individuo vive. Da un lato c'è un desiderio di migliorare e di evolversi accettando i rischi del processo di cambiamento, dall'altro lato però c'è l'incertezza e la paura che il nuovo, la novità, tendano a bloccarci e bloccare questo processo, per cui si sente il desiderio di mantenere inalterata la situazione attuale, anche se è problematica o difficile. Quindi la paura di cambiare determina nell'individuo il sorgere di difese e di resistenze, cioè di modalità di comportamento e di atteggiamenti che cristallizzano, che bloccano, che evitano di affrontare il conflitto interno. Quindi le difese possono manifestarsi in modi diversi, ad esempio attraverso un atteggiamento di passività che rallenta o blocca il processo di cambiamento. In ogni caso, questi processi di difesa che mettiamo in atto per ostacolare il cambiamento risultano particolarmente difficili da superare, soprattutto quando il cambiamento viene vissuto come imposto dall'esterno. Quindi vivere il cambiamento, secondo la prospettiva psicosociale, significa quindi acquisire la consapevolezza che sia le difese che le motivazioni convivano all'interno di questo processo di cambiamento e di mutamento. Pertanto, occorre imparare a riconoscere e a limitare gli effetti negativi delle difese per favorire un incremento delle motivazioni. Pensiamo quindi alla motivazione, a quale grado, corrisponde la nostra motivazione al cambiamento. Good morning, Genova.